Buongiorno a tutti ragazzi, oggi l'uscita in bici è più una scusa per andare a fare una mangiata insieme agli amici a Bocca di Valle da Marco il Cardillo. A dopo! Quanto è bella la maiella! È attaccato, probabilmente sta lavorando. Comunque un saluto per Luigi, sarà per la prossima. Ed eccoci a Guardia Grele. Un saluto a Pietro Medioevo. La porta di Guardia Grele, eccoci qui. La splendida villa. Bella Guardia Grele, ora si sale a Bocca di Valle. Questa è la chiesa di San Donato. Quando arriva la festa di San Donato, qui si dice che l'inverno è nato. Ma prima di andare a Bocca di Valle salutiamo un caro amico, il signor Angelo, un grande escursionista. Ciao Angelo, buongiorno. Beviamo un bel succo, aspettiamo un nostro amico che ha avuto un po' da fare. E si continua. Franco, com'è? Sto bene? Sto a posto. Quanti chilometri ti sei fatto questa mattina con l'auto? Col furgone? Quasi 400. 400 chilometri e ci ha raggiunto. Bocca di Valle, 630 metri sul livello del mare. E da qua partono sentieri escursionistici stupendi, sia da Penna Piedimonte ma anche da qui. Che bel panorama, ragazzi. Da qua partono dei sentieri stupendi, forse il più famoso è la cascata di San Giovanni. Dai che ho fame! Oggi si va di panza! Ed eccoci arrivati a Marco il Cardillo. Ristorante che amiamo di più in questa zona. Buon appetito ragazzi. Buon appetito. Track. Una bella chitarrina. C'è un po' di peperoncino come si deve, dai. No, no, ma là si mangia, papà. Andiamo là. E lo vedo, lo subito è buono. Quello che vuoi dire? Sono sempre camminato. Con Marco si va sempre a colpo sicuro. Benissimo ragazzi. Finiamo con questo agnello.
un po' di salsicce, compreso quelle di fegato. Marco, sempre il numero uno. Grazie. Grande. Grazie. Ah. Oh, senza correzione. Io ve lo faccio portare a parte. Tu non lo capi. Siamo ciclisti anomali, ragazzi. Penso che lo avete capito ormai. Che ne so, boh. Come potremmo salire? Saliamo un po' per riscaldarci? E dai, su. Quindi ora da Bocca di Valle saliremo a Piana delle Mele. Che tempo! Ed eccoci arrivati anche a Piana delle Mele. Bellissima giornata fino adesso, vero Franco? Bellissimo! Come sempre. Piana delle Mele, altra zona favolosa per intraprendere itinerari escursionistici veramente molto belli. Tre caffettini alla baita del poeta e torniamo indietro perché oggi abbiamo già dato tanto. Oggi è una giornata un po' così. Che spettacolo! Ma cosa si può chiedere di più ad una giornata partita così solo per mangiare? Già stiamo pensando a rimangiare per stasera. Ed ora a folle fino ad Orsogna! Anche questa avventura è finita, alla prossima!